Chi è? Chiedo scusa, cercavo il maestro. In questo momento il maestro sta creando. Vedo se la può ricevere. Dalla lettera di Sanatorio Martire ai Costipati. Miei cari fardelli, ma Torquato, or dunque, perché mi importuni? Non vedi? Sto creando. Maestro, sono mortificato, ma ci sarebbe da scrivere i nomi dei musici, quelli che hanno collaborato al suo disco. Sì. Ricordo un suddito molto fedele, tale Alessandro Guis, un esibizionista austriaco che investì col mio yacht, lo Scansot, in una spiaggia maiorchina, un pianista mi pare. Poi due vassalli, Ezio Zaccagnini, un batterista, e Guido Benigni, un bassista, veri uomini, non donne. E poi un certo Testoni, Marco Testoni credo, un batterista arrangiatore che ha contribuito a rendere discografico il mio afflato poetico, che vola alto verso cieli purpurei e si porta nella candida chioma il vento di Torvaglianica. Ah, yeah, I'm gonna again when I'm gonna again, go again, Ricordo poi Mario Dazzo, un valvassore svizzero che mi ha ispirato non poco con la sua innocente rozzezza. E come dimenticare Rocco De Rosa, tastierista e compagno di mille avventure, quando si frequentava solo miliardari, la Fofi, il Silvio, la Venatina. Ah, come eravamo annoiati! E non posso tralasciare al campion dal mondo, Andrea Zorzi, vincitore di uno scudetto, di due coppe delle coppe, di 200 o 300 coppe Italia, di due coppe intercontinentali, due etti di prosciutto crudo, due coppe interplanetarie, mi raccomando magro, due coppe della galassia. Beata gioventù, se un giorno non mi amassi più, ti sei mai chiesto che farei? I'm gone again, when I'm gone again, go again. Ricordo la cena con Edmondo De Amicis, Andrea De Cesaris, Brian De Palma e Edoardo De Angelis. Eravamo allo zoo di Berlino. De Palma disse: anche questa è fatta. De Angelis disse: produrrò il tuo disco. Ma ora Torquato va. Va, la tua flebo ti ha salvato. Ma maestro, mancano ancora dei nomi. Il maestro è stanco, Torquato, la prego di lasciarlo riposare. Ma manca Bungaro, che è un grosso artista. Manca Giuse Cataldo. Se non la ringraziamo, quella poi vuole soldi. Vi voglio anche se mi ringraziate. Comunque, il maestro è nell'empire ora. Non può più pensare a cose terrene. Anche secondo me. Senti, allora, ci si vede al porticciolo numero 2. Si mangia un'asciutta con i frutti di mano e poi si va alla festa della Rossana. Il marinaio lo porto io, ma lo porto. Claudia Arvasi, la cantante, Claudio Braccio, il sassofonista, sono bravissimi, ma come si fa? Ah, so che ce la possiamo fare, pensavano i musicisti di Madonna. Non capisco dove vuoi andare a parare, disse Trapattoni a Zenga. Come va? Tutto ok? Sono fiero di Tex, disse Kit Carson. Ma se un giorno non mi amassi più, ti sei mai chiesto che farei?